è il caso di dare il benvenuto a Coez. Ciao! Ciao, ciao a tutti! Come stai? Bene, tu? Bene, 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 grazie, grazie. Questa già è un momento della giornata in cui una buona parte l'abbiamo già affrontata, eh? Eh sì, mi sono allenato questa mattina. Ti sei allenato? Sì, faccio un po' di allenamenti per tenermi in forma. Anche in vista del tour? Esatto, soprattutto in vista del tour, forse per me non fare nulla. Ah, sei come me tu, siamo uguali. Solo perché devo, solo quando devo. Senti, ma che tipo di allenamento hai fatto? Tutto cardio, Oggi era giornata cardio, ogni tanto faccio un po' di pesi, ma non troppi perché non è che voglio diventare grosso, molto cardio, alla fine mi serve... Per il palco serve sempre il fiato più che sì, altro. Sì, è vero, è vero, è vero. Serve il fiato per volare anche, permettimelo. Perché per volare. Questo è per volare. Questo titolo mi piace un sacco. È il titolo del tuo sesto album. Ed è un titolo breve, laconico, conciso, ma che intende tantissime cose. Io partirei proprio di lì. Tra l'altro, lasciami fare dei numeri perché è uscito poco fa, il 3 di dicembre, tempo una settimana, e ha debuttato sul podio della classifica FIFA. E il singolo, che è il primo estratto come nelle canzoni, è già certificato disco d'oro, per cui sotto l'albero ci hai messo già un bel po' di robe. Eh sì, dai, siamo partiti bene, poi sicuramente c'è tanto da lavorare. Per me i dischi sono il contrario del cinema, cioè tipo al cinema si fa tanta promo prima e poi invece quando esce, insomma, o va bene o va male. Invece i dischi quando escono inizia il vero lavoro, cioè che poi è la cosa che mi piace di più, ossia di combattere, insomma, per portarli in giro, farli arrivare veramente alle persone, accompagnarli, li accompagnati, è vero. Esatto. È vero che poi è la parte anche più complicata, però poi quando il disco funziona te ne accorgi subito. Senti, Volare, sicuramente Volare è un disco dalle mille citazioni, no? Sì, molto, sì, vabbè, partendo già dal nome, insomma, che esatto, che è un po' il nome di un classico, e poi sarebbe Nel blu dipinto di blu. Mm-hmm. Credo addirittura che sia stato redepositato come Volare perché tanta gente lo chiamava così, in realtà il nome è Nel blu dipinto di blu, però sì, diciamo, volevo dargli un titolo un po' di un classico, con un pochino di, magari anche un po' di spocchia, un po' di presunzione da parte mia, e tutto quello che appunto è all'interno del disco sono comunque canzoni che hanno un linguaggio in qualche modo universale, molto poco terreno. Mm-hmm. Anche per quello forse il popolare, sì, che spero, insomma, sia un modo per avere delle canzoni che non invecchieranno in breve, ecco. Senti, tra le 13 tracce io credo a tutti sia fatto un bel regalo, che è Fra le nuvole, che credo possa essere considerato il pezzo più riconducibile un po', no, al cantautorato italiano. Sì, sicuramente. Dicelo tu, tra l'altro ho avuto, vabbè, a parte abbiamo, insomma, avevo campionato il mio fratello è figlio unico di, sì, Nino Gaetano, chiaramente chiedendo i permessi e tutto quanto, solo che a un certo punto non riuscivamo ad andare avanti con la produzione perché appunto l'avevamo preso dal vinile e non riuscivamo a arrangiare bene il pezzo, al che il produttore, che è Sine, mm-hmm, ha detto: ma perché non chiamiamo e ci facciamo dare le tracce separate? Io ho detto: guarda, mi sembra impossibile, non ce le daranno mai. Ed invece? E invece dopo due giorni stavamo lì in studio, praticamente siamo ripartiti da zero per rifare il sound di tutto il pezzo, però proprio con le tracce separate di Rino, che è una cosa, da brivido, lo so, immagino. Privilegio assoluto. Senti, il privilegio assoluto anche per coloro che hanno fatto parte di questo tuo sesto disco di Volare, perché ci sono tanti feat, tra questi Salmo, Ghe Pequeño e c'è Neffa. C'è Neffa, sì. Con Neffa ci siamo conosciuti durante la fase, non so come definirla, di semi-lockdown, mm-hmm, quello con col coprifuoco. E niente, lui stava facendo il suo album in napoletano e mi aveva proposto di fare questo pezzo insieme,
Al che abbiamo cominciato a sentirci, a mandarci i dischi a vicenda, no? Ci mandavamo i pezzi, ma che ne pensi? Eh? E a un certo punto mi sono reso conto che avevo questo pezzo dove un ritornello suo sarebbe stato perfetto. Tra l'altro un po' ispirato un po' a un pezzo suo vecchio che si chiama Stare al mondo. E quindi niente, è stato proprio un trade union, diciamo, ecco. Senti, io starei qui ore e ore e ore perché tu di storie ne hai tante da raccontare, vuoi per insomma la quotidianità che si vive, vuoi perché la musica ti porta anche a collezionare una serie di bellissime esperienze. Arrivo però al tour, perché parte tra poco, sì. Parte il 31 di gennaio 2022 da Torino e ci sono tante, tante piccole date, perché si è parlato molto, no, dell'indotto, no, di tutti i lavoratori dello spettacolo che sono stati fermi. Io ti leggevo e mi sei piaciuto molto in un punto in cui hai detto: ho preferito fare più tappe, più date, piuttosto che farne poche ma grandi, no? Proprio per far lavorare, per far ripartire il nostro settore. Sì, sicuramente ci sono tanti motivi per cui ho fatto questa scelta, un po' anche per ritrovare un vero contatto col pubblico, che magari stare in un palazzetto è stupendo quando parte il sing-along, chiaramente è ogni tipo di concerto ha le sue peculiarità. A me piacciono anche molto i club ridotti, e quindi era anche per accorciare questa distanza che c'è stata in questi 2 anni. In più però mi sono fatto pure 2 conti, nel senso, poi un tour nei palazzetti e sono 14 date, per carità, lavora comunque anche lì, viene impiegata tanta gente. Magari pensando proprio alla mia band, al mio entourage, preferiamo farne tante, perché così in qualche modo è come se per magari 3 anni non ci fossimo mai fermati. E visto che, non lo so, in questo momento credo che sia proprio necessaria una ripartenza, diciamo che questo tour mi sembrava che sposasse, insomma, vari motivi positivi, propositivi, rimetteva in circolo energie. Girerai l'Italia e diciamo anche che il 17 febbraio sarai dalle nostre parti, sarai a Modugno in provincia di Bari, poi il giorno successivo, il 18, sarai invece nel Salento, a Maglie, in provincia di Lecce, e ovviamente ti auguriamo di lavorare bene come sai fare tu e di far divertire come sai fare tu con la tua musica. Chiudiamo con il video dell'attuale singolo, che è come nelle canzoni che hai deciso di fare a Parigi. Perché Parigi? Perché New York era troppo lontano. Troppe ore di volo, No, vabbè, diciamo, abbiamo fatto un giro, un video in bianco e nero in pellicola. A parte, vabbè, conosco bellissimo, molto bene Parigi. Ho un carissimo amico che sta là, che mi ha fatto praticamente da location manager, e volevo fare delle citazioni al film dell'odio. Cioè, ad esempio, a un certo punto c'è la Tour Eiffel che si spegne, io che me ne vado, passo davanti a una statua che viene ripresa nel film, poi tutto girato in pellicola. Quindi ho sempre bisogno di una scusa per fare un video, poi magari alcune cose arrivano, alcune meno, e il fatto è che Parigi è comunque, non lo so, la vedo comunque in maniera anche forse legata all'amore, magari in una maniera anche per tutti, no? Che tutti pensano, sì, sì, che sta legata all'amore. In quel caso io che vado in giro con questo microfono, con questo filo rosso che non si sa cosa c'è dall'altra parte, e nella città dell'amore in qualche modo, io canto da solo come uno scemo per tutto il tempo in una Parigi che poi tra l'altro sembra vuota, proprio per dare quel senso di desolazione. Quindi boh, mi sembrava proprio il set perfetto. E a noi è piaciuto molto questo set, che adesso rivedremo nel video e ascolteremo naturalmente la tua canzone. Grazie Coez, grazie per essere stato con noi e auguri. Grazie a voi, auguri. Auguri, buone feste, buon Natale in anticipo, ma ci facciamo gli auguri di buon Natale adesso come nelle canzoni. Coez. Con te ho imparato il termine mancarsi, perdersi davvero senza ritrovare.